l'attualità di questo libro è legata anche a fatti di cronaca che denunciano una minaccia terroristica proveniente dai Balcani, la cosiddetta filiera balcanica, che coinvolge da vicino anche il territorio in cui ci troviamo, la Lombardia e la provincia di Brescia. Questo libro vuole fare chiarezza e giustizia, chiarendo che questa minaccia esiste, è una minaccia anche in aumento, anche se coinvolge una parte minoritaria della popolazione, ma soprattutto è una minaccia estranea all'Islam tradizionale balcanico che quella parte d'Europa ha conosciuto per più di 5 secoli. E soprattutto è in controtendenza con gli eventi del Novecento, che hanno visto i paesi socialisti come la Jugoslavia, da dove sono usciti la Bosnia e Erzegovina, il Kosovo o anche l'Albania, primo stato dichiaratamente ateo al mondo, hanno visto una parte della popolazione di questi paesi riscoprire la fede islamica dopo il crollo dei regimi, e l'hanno riscoperta con la pressione di scuole, madrasse e moschee finanziate da paesi del Golfo, che chiaramente hanno portato un Islam di tipo salafita, wahhabita, estraneo appunto alla tradizione locale balcanica. Allora, il libro dà soprattutto un inquadramento storico che serve proprio per capire il conflitto che è in corso in questo momento tra Islam tradizionale, ancora incarnato diciamo dalla maggior parte della popolazione, ma anche per dire spesso dai genitori, e quello invece salafita, quindi fondamentalista, che invece fa breccia tra i più giovani. Questo, e lo capiamo attraverso le varie vicende storiche, allora le vicende storiche dei secoli passati ci dimostrano un Islam nuovo rispetto a quello a cui siamo abituati a pensare in una visione della storia di tipo bianco e nero, di conflitto di civiltà. Un Islam che chiaramente è stato il nemico dell'impero austriaco, del Papa, di Venezia, ma allo stesso tempo aveva tantissimi scambi con questo, e per dirla in una battuta, per esempio gli ebrei erano più protetti all'interno dell'impero ottomano che a Roma. Quindi un impero che aveva fatto comunque della convivenza tra le fedi un valore di forza e comunque di coesione tra le diverse nazionalità. Ecco, questo è nel XX secolo con l'insediarsi degli stati-nazione e poi il crollo dei regimi comunisti è rientrato tutto in discussione, e quindi vediamo adesso questo conflitto all'interno dei vari paesi con le minacce che ci sono, ma che si scontrano appunto con quella lunga tradizione che non solo è una cosa del passato, ma ci può insegnare moltissimo anche sul presente, perché questa convivenza può essere anche una chiave, no, di interpretazione del presente verso cui ci avviamo, di convivenza tra le diverse fedi. L'imam di Trieste, che è un esempio di come Islam non è, non, l'Islam non può essere schiacciato in una visione unilaterale che fa torto, insomma, una fede che ha al suo stesso interno tante declinazioni, come anche lo stesso succede con il cristianesimo. E qui siamo proprio di fronte anche a due visioni opposte, tant'è che spesso sono i più giovani che sono sensibili alle sirene di questo Islam fondamentalista, dico, nei Balcani, e i più giovani si scontrano così spesso con i loro genitori, che hanno vissuto la fede in un altro modo, come una sorta di identità di tipo culturale, ma non in contrapposizione con il resto dei loro concittadini. E quindi i figli accusano spesso i genitori di non essere dei veri credenti. Quindi questa lotta è all'interno dell'Islam, e all'interno dell'Islam c'è anche un esempio per uscirne, un esempio che può appunto insegnare molto attraverso il passato, insegnare molto per il nostro presente. Questo libro vuol fare anche capire che all'interno dell'Islam ci sono diverse declinazioni. Esatto. E quindi quello balcanico che cosa ci può insegnare? Ecco, l'Islam balcanico è un Islam europeo, un Islam tradizionalista, un Islam che ha una dimensione spirituale, e questa è data da un grande impero che all'interno ha visto i valori delle libertà di culto, i valori anche delle espressioni di un Islam molto spirituale. Sicuramente, tornando oggigiorno all'Islam dei Balcani, dobbiamo rifar vivere questa storia dell'Islam dai tempi di Ottomani, specialmente nei momenti, ecco, del riconoscimento di questa dimensione spirituale, a riprendere oggigiorno una proiezione di attualità.
Sicuramente gioca a favore le problematiche attuali, le problematiche delle guerre, le violenze, il terrorismo. Questo non va a favore di una uscita di questa dimensione spirituale, ma sicuramente una volta la generazione che va a riprendere questa dimensione spirituale ci farà vivere veramente un Islam molto molto bello e molto molto vicino ai cuori della gente.